Danzaro ha comminato 29 condanne e disposto 10 assoluzioni nei confronti degli imputati già giudicati con rito abbreviato nel processo denominato Borderland, nato dall'inchiesta della DDA di Catanzaro nei confronti di esponenti di vertice e sodali della cosca Trapasso di San Leonardo di Cutro. L'operazione Borderland, terra di confine, condotta dalla squadra mobile di Catanzaro e dallo SCO il 29 novembre del 2016, portò all'arresto di 48 persone. Dalle indagini sono emersi interessi dei clan con solidi legami con le cosche regine e vibonesi, oltre che con quelle crotonesi. Sulle attività economiche della zona, con riguardo particolare ai numerosi villaggi turistici, una fiorente attività di esercizio abusivo del credito e di usura e una capillare pressione estortiva sugli imprenditori, talvolta concretizzatesi nell'acquisizione di beni delle vittime da parte della consorteria malavitosa. A parte la condanna a 20 anni del capo della cosca Giovanni Trapasso, 23 condanne sono state alleggerite dai giudici di secondo grado con l'assoluzione degli imputati per diversi capi di imputazione. 10 sono poi le assoluzioni di altri imputati condannati in abbreviato. Confermate le condanne di primo grado per Carmine Taverna, 14 anni, Vincenzo Niutta, 12 anni, Domenico Falcone, 2 anni, Antonio Gallo, 1 anno e 4 mesi, Giovanni Trapasso, 20 anni, Giovan Battista Talarico, 8 anni. La Corte ha poi assolto Giuseppe Mancuso, Giuseppe Quintino, che aveva avuto 10 anni e 8 mesi in primo grado, assolto anche Giuseppe Trapasso, 8 anni in primo grado, Domenico Esposito, 10 anni e 8 mesi in primo grado, Rosetta Esposito, 8 anni in primo grado, Gianluca Colosimo, 8 anni in primo grado, Alex Correale, anche lui 8 anni in primo grado, assolto ancora Antonio Maiolo, che aveva avuto 2 mesi in primo grado, e Antonio Mancuso, 11 anni in primo grado, e infine Vincenzo Lucente, che aveva avuto 2 mesi in primo grado.